Da 40 a 50 finanzieri al giorno sono impiegati nelle attività di controllo del territorio, nell'ambito di un dispositivo di contrasto ai traffici illeciti e in attuazione delle misure varate per l'emergenza coronavirus. Varie le scuse che sono state presentate ai finanzieri da coloro che sono stati fermati. C'era chi praticava jogging a Montelignano ad oltre 8 km di distanza dal proprio domicilio, oppure chi a San Giovanni Valdarno ha dichiarato di recarsi a fare la spesa con i supermercati in orario di chiusura. In un caso è stato intercettato anche uno straniero proveniente da Firenze che stava trasportando prodotti alimentari tipici ai familiari e ai conoscenti domiciliati in Valdarno. Ed è in corso il monitoraggio sul territorio anche per verificare il rispetto della sospensione delle attività economiche. Proprio in tale ambito è stato sanzionato un imprenditore in Valdarno che continuava a svolgere la propria attività in un cantiere edile incurante dei divieti esposti. Anche nei prossimi giorni, nonostante le festività, le Fiamme Gialle proseguiranno incessantemente l'attività.